Grazie Luigi, collegandomi anche a quello che è stato detto prima dal professor Beltratti e dal professor Valletta, mi aggancio per parlare di consapevolezza, perché è stato proprio il termine utilizzato poco fa. Noi abbiamo analizzato un pochettino quelle che sono alcune esigenze dei risparmiatori italiani e abbiamo visto che ci sono molte analogie con altri tipi di esigenze che sono più sentite anche a livello internazionale e che si tratta proprio sostanzialmente di dare maggiori strumenti ai risparmiatori per orientarsi in maniera più consapevole per quanto riguarda le scelte in materia finanziaria. Abbiamo cercato di confrontarci anche con alcune esperienze in Europa e anche oltre oceano. E quello che è emerso è sostanzialmente un contributo che secondo noi la banca può dare, un contributo che non vuole avere ambizioni particolarmente rivoluzionarie, ma semplicemente fare meglio il nostro ruolo e cercando di offrire dei corsi di formazione nelle nostre filiali per cercare di andare incontro a quelle che sono proprio esigenze semplici. Vi faccio proprio alcuni esempi concreti di alcuni corsi che abbiamo già fatto. Spiegare cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione comune, a proposito di tasso fisso e tasso variabile. Spiegare cosa vuol dire indebitarsi magari a 20 anni o 30 anni con un tasso variabile rispetto a farlo fisso. Spiegare che ogni tanto quella che è la convenienza a livello di qualche trimestre, di un paio d'anni, può essere in realtà poi può trasformarsi in un rischio quando andiamo poi a confrontare con quelli che sono scenari di tassi che poi si modificano. E per cui abbiamo iniziato nel corso già di quest'anno con circa 700 appuntamenti che sono stati effettuati nelle nostre filiali, aperte a clienti e non clienti, quindi aperte sostanzialmente a tutti. E abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente questo nostro investimento, per cui nel corso del prossimo anno avremo più di 1200 appuntamenti in tutta Italia nelle nostre filiali che terranno appunto aperte oltre l'orario normale di apertura per confrontarsi su queste tematiche. Oltre a quelle che sono le esigenze più finanziarie di cui vi ho appena parlato, abbiamo anche cercato di andare a vedere quelli che sono i cicli di vita, quelle che sono le esigenze, prepararsi alla pensione, preparare i giovani che devono magari andare a lavorare all'estero o comunque fuori casa, affrontare temi che riteniamo siano, guardate, molto concreti, con un approccio pragmatico. Mi fa piacere ricordare una cosa, che non sono spot pubblicitari. Noi non chiediamo ai clienti di venire da noi per sentire decantare le virtù dei prodotti di BNL o del gruppo BNP Paribas. Siamo semplicemente per spiegare, in termini concreti, sono i nostri colleghi a farlo, quelle che sono le caratteristiche dei prodotti e quindi cercare di offrire maggiore consapevolezza per queste scelte. Siamo stati anche ovviamente incoraggiati dal fatto che tutte le analisi che sono state effettuate a livello nazionale ma anche a livello internazionale indicano che c'è forte bisogno di educazione finanziaria. Le stime che sono state effettuate un po' in giro per l'Europa, ma anche valide credo per il nostro paese, parlano di un costo complessivo che non è molto lontano dal 2% del prodotto interno lordo, quando si pensa a quello che è il costo di scelte non opportune e che avrebbero in qualche modo potuto essere evitate con un maggiore livello di consapevolezza. Quindi sono in qualche modo i numeri a dircelo. E quindi credo che anche questo nostro piccolo contributo possa in qualche modo aiutare, insieme al lavoro che sta facendo anche l'ABI, a sviluppare maggiore consapevolezza di queste esigenze. Ovviamente poi non basta solo l'educazione finanziaria, per cui la nostra banca è impegnata su tanti altri fronti per cercare di migliorare quella che è la qualità del servizio, rinsaldare e rinforzare il rapporto di fiducia. Però questo tipo di iniziativa va proprio in questa direzione e va anche proprio incontro a quella che è una necessità che per noi è chiara fin da sempre, che è quella di rinsaldare il rapporto con il territorio. Perché vedete, questo lo facciamo in tutta Italia. E lo facciamo con gli uomini che ci rappresentano sul territorio. Il territorio cosa vuol dire? Il quartiere. Nei centri più piccoli può voler dire la cittadina. Però certamente riavvicinare in qualche modo la platea dei consumatori a quella che è la banca. Forti anche del fatto che poi nel lungo periodo il rapporto fra il cliente e la propria banca, come è stato appena anche osservato, è un rapporto di fondo basato sulla fiducia, quindi dobbiamo migliorare, lo sappiamo, questo è un contributo pratico sul quale ci impegneremo anche per il futuro.
Queste sono le mie rapide considerazioni e ripasso la parola al Presidente. Grazie Fabio.